Il mondo del volontariato ha fatto festa in Piazza del Popolo. L'appuntamento, Ravennate, precede di una settimana i ritrovi nelle principali piazze di Faenza e Lugo per le associazioni della Romagna Fiorentina e della Bassa Romagna. Appuntamenti importanti durante i quali si può imparare a conoscere le associazioni e scoprirle in grado di soddisfare le nostre necessità. Associazioni che saranno costrette a cambiare pelle quando entrerà a regime la nuova riforma del terzo settore. La 35esima festa del volontariato, il che significa che Ravenna ha una storia di volontariato molto importante. Il programma della festa è un programma impegnativo in questa bellissima giornata di sole, una festa, una piazza coloratissima, Piazza del Popolo bellissima, e quindi siamo tutti molto allegri anche per i colori e la compagnia. C'è la premiazione del cittadino solidale, poi c'è il pranzo in piazza. Abbiamo già oltre 160 prenotati per il pranzo grazie alla collaborazione con il Ristorante Roma qui nella piazza del Popolo, che ci ha dato un sostegno e ci prepara il pranzo. Qual è lo spirito della festa di quest'anno? Lo spirito è ricucire. L'abbiamo colto dall'iniziativa nazionale al Festival Nazionale del Volontariato. Ricucire ci è piaciuto perché ricucire significa ricucire relazioni, ricucire progetti, ricucire coesione. E quindi ci è piaciuto particolarmente. Il volontariato è un patrimonio per questa città veramente importante ed è una caratteristica. Io, come dico sempre, auspico che le istituzioni riconoscano fino in fondo il valore e il patrimonio che hanno, quel di questo tessuto di volontari. Solo la Consulta conta 86 associazioni di volontariato aderenti e 68 sono in piazza questa mattina. Adesso siete in attesa della modifica al terzo settore. Ecco, questa è una di quelle cose che ci preoccupa, ci spaventa. Abbiamo parte delle associazioni hanno già modificato lo statuto come prevedeva la norma, poi è arrivata la proroga al 2 agosto del 2020, ci ha burocratizzato moltissimo e noi volontari non siamo abituati alla burocrazia, ma siamo le persone del fare e quindi ci preoccupa molto. Abbiamo il sostegno del Centro Servizi per gli Altri che ci fa da consulenza continua, ci fa della formazione. Proprio per adeguarci. Ci preoccupa, nello stesso tempo c'è un nuovo governo, quindi dovrà riprendere in mano questa riforma perché mancano ancora dei decreti esplicativi. Speriamo che la Regione, dopo che avrà, avuto il periodo elettorale, anche lei adegui le sue normative regionali alla riforma. Speriamo in un cambiamento positivo che colga quelli che sono i richiami del volontariato.